Comunque direi di andare ad aprire. Ho preso Gino che porta fortuna, quindi aprirò un pacchetto io, un pacchetto Gino, un pacchetto Gigi. Inizio che Gigi lo vedete tipo laggiù in fondo. Ma che cazzo sta? Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Gio, che sono qui oggi carichissimo insieme a Gino, perché finalmente, come promesso, eccovi a voi il metodo per ricevere V-Bucks e salva il mondo gratuitamente, perché effettivamente è gratis, non dobbiamo sganciare una lira, vero Gino? Vero Gino? 31 agosto 2018, la morte di Gino. Mettiamo da parte la tristezza per Gino e concentriamoci sulla felicità, ovvero questo sito, raga, Gamehug. Un sito fantastico dove si può vincere di tutto grazie alle pietre dell'anima e tutto gratuitamente. Come potete notare qua sotto abbiamo questi pipistrelli pipistrelli sono praticamente gli utenti che hanno appena vinto. Per esempio, Crow81 due ore fa ha vinto una Steam Key. Anche Seberlunch Magukunas Klabakar Steam Key, lui ha vinto una pistola, così può uccidere finalmente tutte le persone che gli stanno un po' sul c***o. No, in realtà, raga, in realtà semplicemente una pistola di CSGO, un'altra pistola di CSGO. Quindi sono le skin, ci sono le armi di CSGO, c'è di tutto, raga. Abbiamo veramente di tutto su questo sito. Come si fa a vincere tutto? Semplicemente giocando ai giochi. Quindi, raga, non dobbiamo pagare, noi dobbiamo giocare. Cioè, raga, noi ci divertiamo, vinciamo le pietre dell'anima gratuitamente giocando, e grazie alle pietre dell'anima noi possiamo riscattare, vincere, aprire. Cioè, raga, gioca ai tuoi giochi preferiti, raga, perché effettivamente ci sono giochi tripla A, non sono giochetti di qua e di là. E segui compiti, perché ragazzi, questa è una comunità, non è solo un sito, è una comunità. Ci stanno i forum, ci sono le recensioni, c'è tutto e di più. E raccogli le pietre dell'anima eseguendo i compiti, sviluppando la nostra comunità. Ottieni i premi, utilizza le pietre dell'anima, io ne avevo 5000, poi vi mostrerò come le ho spese, per ottenere le chiavi di attivazione dei giochi, skin, CSGO, Riot Points, dovrebbero essere quelli di LOL, e altri preziosi premi. Ce ne sono tantissimi, come vi ho detto, tra Origins, Key, Steam Card, PayPal, PCF Card, Apple, PSN, cioè tutto. E la cosa interessante è che possiamo gestire il tutto tramite l'app mobile. Naturalmente uno al PC ci si mette molto di meno, a parte noi videogiocatori, la maggior parte della gente utilizza il telefono, no? Telefono, pure le madri scaricano le applicazioni. Quindi cosa si fa? Se voi non siete videogiocatori da telefono, lo scaricate sul telefono della vostra madre, che io so che gioca a Candy Crush. Lei, giocando a Candy Crush, vince la pietra dell'anima e voi la sfrutterete in maniera positiva. Come vi stavo dicendo, è pieno di premi. Abbiamo i random Steam Key, abbiamo Steam Wallet, il portafoglio da 5, le skin, le armi di CSGO, il portafoglio a 10, CSGO, e qua ce ne sono veramente tantissime. Questa è solo un'anteprima, poi ci andremo. Come avrete ben capito, questa è una collaborazione con il sito Gamehug. Però vi dico una cosa, io sono pieno di proposte, non accetto mai nessuno, però questa volta mi è sembrato molto interessante, soprattutto perché ho visto che il sito funziona eppure bene, ed è una cosa anche per voi ragazzi, perché alla fine per prendere V-Bucks salva il mondo basta giocare e fare altre cose senza spendere soldi. Ma in più ho visto che hanno collaborato gente come Pepo, che Pepo a parer mio è lo youtuber più onesto di YouTube Italia. Quindi quando ho visto che anche Pepo aveva collaborato con questo sito, è stata la prova del 9. E ci sono entrato anch'io. Avete presente quei siti videoludici con le novità e tutto, recensioni? Ok, potete farlo voi e vincere, e vincere pietre dell'anima per riscattare cose. Guardate un po' quando si chiuderà la crepa di Fortnite. Quindi anche su Fortnite, ragazzi, avremo, ok, novità su Fortnite. Leggere novità su Fortnite. Ma non solo, possiamo anche scriverle. Per esempio adesso, secondo me, un articolo interessante sarebbe quello del cubo, perché sta succedendo il panico. Naturalmente il metodo più divertente per prendere queste pietre dell'anima è giocare. Abbiamo War Thunder, abbiamo Final Fantasy, abbiamo Soul Calibur, quindi Roblox, non giochi, cioè giochi divertenti di AAA. Un altro modo per ricevere pietre dell'anima è con i contratti, raga. Avete presente i contratti di Monster Hunter? Ok, sono missioni da portare a termine, soprattutto mobile. Iscrivetevi a un sito, fate un sondaggio e vincete pietre dell'anima. Quindi cosa molto figa e molto veloce. Facciamo un esempio: non volete giocare a Final Fantasy perché è troppo lungo, non è il vostro genere, non trovate un gioco che vi piaccia. Cosa molto difficile perché c'è una varietà incredibile. Ci sono i minigiochi. Faccio un esempio, prendo questo. È un minigioco che conosciamo un po' tutti, dovrebbe essere un clone di, non mi ricordo come si chiama, però avete capito come funziona. Naturalmente velocissimo, fate 2-3 partite al giorno e vincete pietre dell'anima giocando a questo. Magari uno ci butta la nonna davanti allo schermo e gioca a questo, perché non spara, ok? Ragazzi, semplice. Guardate, cioè tutti i giochi praticamente Android sul Play Store stanno qua e possiamo giocarci abusivamente da PC. Questa è una panoramica di tutti i modi che abbiamo per ricevere pietre dell'anima. Scaricando l'applicazione, ce ne sono infinite. Seguendo i compiti, ce ne sono 7355 attualmente. Quindi i compiti dei vari giochi, missioni e tutto. Quindi per oggi solo 7000, solo. Poi abbiamo giochi e minigiochi infinite, perché possiamo fare tutte le partite che ci pare. Eseguire contratti, sono tantissimi contratti. Prendi parte alle discussioni del forum, perché c'è anche un forum, raga.
troviamo amici, giochiamo, scriviamo, prendiamo punti, anche giocando, anche conoscendo gente, prendiamo pete dell'anima, scriviamo l'articolo, acquistando di più, ma non conviene, perché ragazzi, ci sono veramente mille modi, giriamo un video, quindi potete sponsorizzare e prendere pete dell'anima, condividendo su Facebook e tutto, ma un altro modo molto figo è semplicemente girando il sito ad altre persone, far conoscere il sito ad altre persone, ovvero gli date il vostro link su Mostra Più, sul vostro profilo avrete tutti un link personalizzato, mettete questo link e praticamente la gente ogni volta che si iscriverà al sito utilizzando il vostro link, voi prenderete pete dell'anima. Avete persone, ovvero amici, che magari si sono dimenticati di utilizzare il vostro link personalizzato? Nessun problema, quando vuole lui, quando gli pare, può mettere chi lo ha raccomandato. Voi gli date il vostro codice e lui vi raccomanda, quindi semplice, semplice, semplice. Una volta vinte le pete dell'anima giocando, recensendo, scrivendo, parlando, conoscendo, facendo giocare la madre, possiamo passare alla cosa più interessante, ovvero ritirare i premi. Così i premi è semplice. Qua possiamo scambiare direttamente le nostre pete dell'anima per cose, ovvero portafoglio Steam, i giochi, abbiamo 3 euro del Kingwin Gift Card, ovvero la carta del sito, quello dove vendono, ok, abbiamo Bioshock, Rocket League, abbiamo Fallout, abbiamo tantissimi giochi, raga, abbiamo tantissimi giochi, guardate, 11 pagine, Mortal Kombat X, abbiamo 1200 gemme per Android di Clash of Clans, abbiamo, cioè ragazzi, la carta di GTA, Netflix, addirittura, cioè, tutto e di più, le cose più interessanti, UPSN, Apple, Far Cry, raga, tutto questo si può scambiare direttamente per le pietre. Una volta prese le pietre, noi possiamo andare qua e prendere la cosa senza pagare. Naturalmente dobbiamo scambiarle per le nostre pietre. Vediamo anche i metodi a fortuna, ovvero concorsi, giveaway e cofanetti. Ragazzi, mi devo sbrigare perché ho poco tempo, ma mi devo sbrigare, volevo mostrarvi tutto. Facciamo un esempio, CSGO costava 5300 pietre dell'anima. Qua possiamo prendere parte a questo concorso per solo 350 pietre. Naturalmente sono 26 persone partecipanti e ne vincerà soltanto uno. Quindi è a fortuna, ragazzi. Se vi dice bene, prendete CSGO a 350. Se vi dice male, avete partecipato e il fortunato si porterà a casa. Vabbè, uno vincerà. Quindi, come potete capire, a fortuna. Poi ci sono i giveaway, che è come il concorso, solo senza spendere pietre dell'anima. Ma a differenza del concorso, noi dobbiamo completare delle missioni. Per esempio, qua si vince Fortnite Standard Edition o 2500 V-Bucks o Minecraft. Possiamo partecipare. Naturalmente si partecipa più da mobile. Infatti, questo giveaway può essere solo dall'app mobile. Dobbiamo fare delle cose, quindi semplicissimo. E arriviamo ai cofanetti, ragazzi. Arriviamo ai cofanetti, che è quello che ho utilizzato io. Ce ne sono di tutti i generi, di tutti i tipi. Vi mostrerò il video, perché i cofanetti non ho resistito e li ho aperti tipo 5 giorni fa. Quindi ragazzi, vi mostro cosa ho trovato. E qua invece ci sono le cose, le skin di CSGO. Ma visto che a me CSGO fa abbastanza schifo, perché spari i piedi, lo prendi in testa, spari in testa, lo prendi ai piedi, spari in corpo, prendi il compagno tuo. Ma le hitbox di sto gioco come sono fatte? Comunque direi di andare ad aprire. Ho preso Gino, che porta fortuna, quindi aprirò un pacchetto io. Un pacchetto Gino, un pacchetto Gigi. Inizio che Gigi lo vedete tipo laggiù in fondo. Ma che cazzo so? Apriamo il primo pacchetto con Gino in mano. Il microfono in mano, raga, perché mi si è rotta l'asta. Prima Battle Royale Chest, acquistala e comprata. Meno 700. Colpa al cuore, tanto 700, 700. E io direi di aprirlo. Raga, raga, io voglio 2500 V-Bucks. Quindi chiudo gli occhi. Dai, dai. Ho chiuso gli occhi, ho chiuso gli occhi, ho chiuso gli occhi, ho chiuso. Che cos'è, raga? Ditemi voi che cos'è. Apro. Che cos'è? Una cosa random? V-Bucks! Quanti? Quanti V-Bucks? Quanti V-Bucks? Quanti V-Bucks? 1000 V-Bucks! 1000 V-Bucks! Oppure vendo per 3. Raga, non lo sapevo, ragazzi. Si può anche vendere quello che uno trova nelle chest. E in questo caso 1000 V-Bucks per 3099 pietre dell'anima, che mi farebbero aprire altri 4 pacchetti. Io direi di aggiungere all'equipaggiamento, che 1000 V-Bucks non fanno mai male. Come di random cake. Random cake. Esce un'altra random cake. Attenzione, 1000 V-Bucks. Yeah. Comunque, come vi ho detto, c'è la comunità, news, forum, ranking. Ranking, vabbè, vediamo news. Come vi ho detto, potete scrivere novità e valutare addirittura gli altri. Naturalmente penso che più un articolo riceva valutazioni alte, più riceva piede dell'anima. Penso così. Comunque possiamo valutarlo e scrivere un articolo. Poi abbiamo anche il forum, dove possiamo, come vi ho detto, incontrare gente. Possiamo metterci d'accordo per giocare e tantissime altre cose. E si possono vincere anche qua piede dell'anima. Passiamo alla cosa più interessante. Oltre a mostrarvi il sito, quindi farvi vedere che ci sono modi per prendere V-Bucks, salve il mondo, eccetera, gratuitamente,
ho un'altra sorpresa per voi. Se voi inserite il codice che troverete in descrizione, ovvero dico quello abusivo scritto un po' strano, con usa il codice avrete un pacchetto gratuito da aprire. È una cosa fantastica, l'ho fatto in collaborazione con il sito, però prima dovete iscrivervi e confermare l'email, è semplice. Vi iscrivete al sito perché sennò non potete accedere a quest'area, utilizza il codice visto che bisogna avere il profilo, e attivarlo naturalmente con l'email, ovvero verificare l'email. Aprite l'email, cliccate sul link e avrete l'account verificato. Mettete il codice e avrete il vostro pacchetto gratuito. Detto ciò ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Un bel like per questo metodo, perché è finalmente un metodo regolare, non abusivo, non è un troll, non è un clickbait, raga, funziona sul serio. Come avete visto io ho vinto 1000 V-Bucks che sono 10 euro, ma poi potete anche riscattarli se non volete puntare alla fortuna. Io ho puntato alla fortuna perché mi piace come i pacchetti di FIFA. Detto ciò, tutto in descrizione raga. Anzi, guardatevi il video con Bertrand Fairbox, io quello lo metterò sempre in descrizione, sempre.